buongiorno e bentornati sul canale. Oggi voglio passare un po' il tempo a raccontarvi un po' di me. Magari non sapete chi sono, vi racconto la mia storia. Io nasco nel 77. Allora, il primo sport che ho fatto, ho incominciato all'età di 6 anni con il judo. Mi ha portato in un judo club Lugliasco dove si allenava mio cugino Max, che è il cameraman dei video delle challenge di Teddy. Ho cominciato con il judo, ho frequentato il judo per una decina d'anni, dai 6 ai 16 anni più o meno, vincendo anche i titoli italiani, arrivando terzo ai titoli italiani. Poi nella preparazione per l'ultimo titolo d'Italia che stavo facendo, per gli ultimi campionati italiani che stavo facendo, mi è uscita la spalla ed era già la seconda volta. E quindi i genitori mi hanno detto: basta, è violento, ti fai male. Ho detto: vabbè. Nel frattempo, l'anno prima, mi ero spostato insieme al mio amico Teddy in un'altra palestra da Grugliasco, eravamo andati alla Ryuji a Torino. Abbiamo fatto un anno, mi è uscita la spalla e nella stessa palestra c'era un corso di, all'epoca era light contact, era il full contact senza il KO, a livello leggero. Quindi ho detto ai miei genitori: proviamo, non è violento, ci si tocca appena, si fa finta. Però ci si tocca appena è durato veramente poco, perché dal light contact al full contact è stato un attimo. Ho cominciato a fare degli incontri di full contact all'età di 15 anni, perché a 16 anni, 15 anni facevo tutte e due, a 15 anni ho cominciato a fare anche le match di full contact, finché non ho conosciuto poi il mio maestro Marco Franza. Marco Franza mi portò, non mi ricordo più in che anno, penso ancora nel 90 qualche cosa, eravamo alla Kickboxing School, la famigerata Kickboxing School di Torino, mi portò a fare un combattimento di full contact. Per la prima volta io passavo dal dilettantismo a fare un match professionistico, era sulle 7 riprese, 8 riprese mi pare, contro una bestia del sud-est, del Jugoslavia penso, che mi fece male, però rimanni in piedi in quell'occasione, non andai giù, e quindi da lì incominciò a costruirsi un attimo il mio temperamento da pugile, quello che apprezzò il mio maestro Marco Franza dell'epoca, che combattei fino alla fine tutti i round senza abbandonare, anche quando si vedeva che forse era meglio se abbandonavo. Da lì full contact alla kickboxing erano i primi anni in cui c'era anche la kickboxing, la Thai box, infatti la scuola si chiamava Kickboxing School, sono passato anche alla kickboxing, ho fatto degli incontri di kickboxing e incominciai poi, ho preso anche gli appunti perché comunque ho anche 180 match da professionista, quindi non ti dico che la memoria non aiuta. Allora, nel 2001 vinsi il primo titolo del mondo di kickboxing organizzato da Marco Franza a Ciriè, proprio a casa mia, a Torino. Nei 75 kg feci 12 round contro uno spagnolo e fu 12 round e fu massacrante, infatti dovetti ancora camminare con le stampelle per 2 settimane dopo del dolore alle gambe che avevo. E poi vinsi il mondiale. Poi vinsi subito dopo, nel 2002, un intercontinentale di WPKC di Thai Box in Lombardia. Nel 2002 a Roma feci anche il titolo mondiale di Thai Box per la ISCA contro un rumeno e vinsi anche quello. Sempre nel 2002 fui chiamato in Brasile perché volevano il mio titolo di ISCA del kickboxing e in palio questo Torao, questo pugile brasiliano, aveva un titolo della federazione UVKF e quindi facevamo la riunificazione. Chi vinceva il match unificava i titoli. Andai nel 2002 in Brasile e vinsi anche lì. Al quinto round mi pare, abbandonò al quinto round e unificai un po' di titoli.
Nel 2003 vinsi ancora un titolo intercontinentale di Thai Box della WKN. No, scusi, un titolo mondiale di Thai Box della WKN. Qua a Torino e combattei sempre con quel che avevo fatto di kickboxing la prima volta, però andò molto diversamente perché vinsi KO al primo round per una ginocchiata. In quell'occasione lì gli sfondai lo zigomo, fu anche un po'. Ero anche preoccupato, no? Però tutto bene, poi è guarito, si è messo a posto e vinsi anche il titolo mondiale di Thai Box della WKN. Nel 2005, ah, aspetta, nel 2000. La cintura del 2001 è questa. Questa qua, l'unificazione in Brasile, quella in alto. Questa qua, il mondiale WKN di Thai Box. Lì dietro, piccolina, c'è l'intercontinentale della WPKC. E poi nel 2005, nel 2007, no, non mi ricordo più, nel 2005 feci anche un titolo mondiale di kickboxing della Wako Pro, che è questa cintura qua. E nel 2013 un altro intercontinentale, che è uno degli ultimi che io feci, anzi è stato l'ultimo match che feci. Di Thai Box era già passato col mezzo di Norso nel pugilato e feci il WKN, il titolo intercontinentale WKN contro Congolo qui a Thai Box Mania a Torino. Nel frattempo che sono passato dal full contact, da kickboxing, Thai Box in un'altra palestra, il maestro Marco Franza mi fece seguire dal suo allievo di Norso per il pugilato, perché lui aveva problemi, doveva farsi delle operazioni alle anche, quindi non poteva seguirmi per un bel po' di per un bel to tot di tempo, quindi mi mandò in palestra da Dino e lì incominciai il pugilato professionistico, passai il professionista in pugilato, no, ero già passato professionista senza fare niente di che, e con Dino invece ho vinto la Coppa Italia professionisti, ero ancora con Franza, nel 2008 vinsi la Coppa Italia professionisti, che era un torneo di pugilato che facevano per professionisti, è durato pochi anni questo. Nel 2012 vinsi il primo titolo italiano di pugilato, questo qua. Lo vinsi qui a Torino, però fui chiamato come sostituto, perché era organizzato per altri, era un organizzatore che organizzava per altri due pugili, uno dei due ha dato forfè e hanno chiamato all'ultimo momento qualcuno per sostituirlo. Beh, e l'ho vinto, ero qua a Torino, quindi è stata una soddisfazione grande. Feci un po' di difese, mi rubarono un po' di match, anche poi ovviamente sentì la mia parte, me lo rubarono, magari sentì lui dice no, ho vinto giustamente, però è famosa sta cosa. Persi il titolo d'Italia, feci un'altra volta il titolo d'Italia, mi chiamarono 3 giorni prima a Santa Margherita Ligure contro Alessio Furlan, e vinsi anche con poco preavviso, però riuscii a vincere il titolo d'Italia e lo difesi ancora 2 volte con Lombardi e con Leone, mi pare, e poi dovetti abbandonarlo perché provai a fare il titolo dell'Unione Europea. Nelle isole con lo squalo, non mi ricordo più come si chiama. Ve lo vuoi vedere sotto? Ti lascio l'indirizzo, il link per andare a vedere il record. Alle Canarie, andai a combattere alle Canarie e lì avevo vinto. Però a casa sua, se non è una vittoria netta, netta, anche se non dovrebbe essere così, però nel pugilato così tante volte. Gli hanno dato la vittoria loro, ah, le hanno dato la vittoria a lui, però mi hanno dato la chance di riprovare di nuovo il titolo dell'Unione Europea qualche mese dopo in Italia, e persi per una ferita all'undicesimo round contro il forte Andrea Di Luisa, la mia bestia nera, perché ho perso anche il titolo d'Italia con lui la prima volta. Però sono state delle belle soddisfazioni. Dopo quel match lì, ho provato ancora. C'è stato una.
un cambiamento di avversario per due o tre volte per l'ultimo titolo d'Italia, e l'ultimo feci il titolo d'Italia con Giovanni De Carolis a Roma e persi lì. Fu il mio ultimo match, ma perché già ero intenzionato, mi stavo stancando un po' di tutto quanto, era pesante la preparazione. Però combattere contro De Carolis mi attirava molto, quindi feci questo match soltanto perché c'era lui. Dopo questo match, che puoi andare a vedere, ti lascio la descrizione del link del match sotto, decisi di smettere. Di smettere, però, smettere sul ring, ho cominciato a mettere, visto che io peso così. Cioè, pesavo 76 kg da quando avevo 15 anni. Ho sempre fatto 75-76 kg. Fino all'ultimo match della mia carriera, che è arrivato a 41 anni, ho fatto 76,2, il super medio. Quindi, finito il match, incominciai non a mangiare, però incominciai a andare in palestra, a fare anche pesistica, quello che mi sarebbe piaciuto fare, però non potevo perché sennò aumentavo. Quindi ho cominciato a caricare un po' di pesi, sono arrivato a 90 kg. Però non pulito. Da lì ho iniziato anche un po' a capire come era il calisthenics, con Mastro Manu, che adesso è ancora il mio maestro. E niente, adesso sono qui con voi che vi spiego, faccio qualche minchiata di challenge, con le trazioni, con le stand push-up, con le varie skill del calisthenics. Mi alleno in pesi qua in palestra. Là sotto c'è le mie barre, qua c'è la barra lì sotto i pesi, due anelli vicino al sacco, e questa è la mia vita. Adesso penso che sarà un casino per il mio social media manager Costa da mettere a posto questo video qua, perché ho fatto un casino, però sarà l'unico video che ti lascio, quindi se vi è piaciuto il video è merito di Costa. Ciao a tutti, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Grazie.